siate bentornati in un nuovo video. Siamo in macchina e quindi nuovo vlog. Avrete già letto dal titolo del video, oggi andrò a tatuarmi nuovamente. Devo fare il conto di quanti tatuaggi ho, perché effettivamente ho perso proprio il conto. Ma chi se ne frega, lo faremo magari verso la fine del video, faremo il conto dei tatuaggi. Oggi non andrò dalla mia tatuatrice solita, la tradirò per una volta. Ma io da tempo, da veramente tantissimo tempo, seguo una tatuatrice su Instagram e oggi finalmente nella mia città. Quindi voglio andare a farmi un tatuaggio da lei. Sono riuscito a prendere l'appuntamento e quindi niente, andiamo a tatuarci. Non vi dico ancora che cosa, perché è un segreto fino al momento che non ve lo svelerò. E siamo pronti, ho un po' di ansietta ragazzi, lo ammetto, come sempre quando devo fare un tatuaggio. Adesso sono in macchina, vabbè, in questo momento sono con Diego perché lui sta andando al lavoro, poi mi lascia la macchina, io vado dalla tatuatrice. Vabbè, lasciamo da parte un attimo la mia ansietta che sta iniziando a salire, sto iniziando a sudare. Prima di iniziare con questo video io vi voglio invitare a lasciare un bel like, ad iscrivervi al canale qualora non foste ancora iscritti, a cliccare sulla campanellina che trovate qui in basso per essere sempre aggiornati su tutti i prossimi video e a cliccare sul tasto abbonati che trovate qui sotto e vi darà dei contenuti in esclusiva. Ok, ora accompagno Diego al lavoro, poi mi dirigo verso il centro, vado in centro ad Alessandria. E ho l'appuntamento alle 14.30. Che paura! Meno male che è presto e non devo stare lì troppo col pensiero di dire oddio vado a tatuarmi, oddio vado a tatuarmi. Non so nemmeno quanto ci metteremo ragazzi, perché non ne ho la più pallida idea. Vi spoilerò solo che è un personaggio dei cartoni animati. È un cartone vecchio, vecchio, vecchio. Quindi non so se tutti lo conosceranno, sinceramente. Tipo Diego non lo conosce, io l'ho sempre amato e poi vabbè c'è una cosa legata a questo cartone e quindi lo voglio fare. E quando avevo visto che veniva qua in Alessandria questa tatuatrice, ho detto no vabbè, devo andare da lei e provare un tatuaggio da lei. Quindi ora buona, diciamo che non sto qui in macchina tutto il tempo. Ora, 10 minuti siamo arrivati dal lavoro di Diego. E poi vabbè io ci metto altri 10 minuti, 15 al massimo per arrivare in centro. E che paura. Poi non lo so ragazzi se filmerò. Perché allora vabbè ovviamente gli chiederò a lei se posso, se non gli dà fastidio o quant'altro. Ma dato che è la prima volta che vado da lei, cioè ho anche un po' vergogna a chiederglielo, capito? Quindi adesso vediamo se filmerò oppure no, non lo so. Nel caso vedrete alla fine tutto il lavoro. Quindi vabbè, voi a breve capirete se ho registrato o meno. Io lo capirò tra mezz'ora, tre quarti d'ora, ecco. Oh, panico ragazzi, no, veramente ho un'ansietta che non potete capire. È già il 200° tatuaggio, ma l'ansietta c'è sempre ovviamente. E basta dai, ci aggiorniamo più tardi. Rieccomi ragazzi, posizione strana, ma stiamo già facendo il tatuaggio. Non vi spoilerò ancora nulla. E guardate la mia tatuatrice. Ciao, posizione equivoca direi io. Molto. Ho fatto bene a far vedere che stiamo tatuando, perché si poteva pensare chissà cosa. E chi mi conosce sa che le cose imbarazzanti a me succedono sempre. Guarda, ti ho conosciuto da 5 minuti, ma non so perché non me la sento di non crederti. Ha già capito tutto anche lei. Finalmente lei, ve lo dicevo prima, la seguo da un botto su Instagram. Da un botto, veramente. Inafferrabile. E infine ce l'ho fatta ad essere qui da lei a farmi tatuare. E non sarà la prima e non è nemmeno l'ultima. E adesso torni sotto. Aiuto. Aiuto ragazzi, vi voglio, dai, piccolo spoiler, un angolino vi faccio vedere, solo questo e stop, basta, perché poi ve lo farò vedere a tatuaggio finito. Non starò tutto il tempo in video ragazzi, perché nel frattempo noi ce la stiamo chiacchierando beatamente, sapete quanto sono logorroico, quindi non sto mai zitto. Mi raccomando, a proposito, vi lascio sotto in descrizione anche il suo link Instagram.
2 hours later. Ragazzi, abbiamo finito. E persino ho veduto un tatuaggio decente. Sono poi, molto contenta. Poi ve lo farò vedere. Sono cose importanti. Ma non avevo dubbi su quello. Grazie mille. Mi sono affidato a te con gioia e ci rivediamo molto 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 presto. Tanto quando vuoi sai dove trovarmi. Grazie mille. Grazie a te. Ciao. Ciao. Ciao ragazzi, ci vediamo tra poco. Rieccomi ragazzi, catapultato a casa. Ho già lavato il tatuaggio, si è passata qualche ora perché nel frattempo ho dovuto fare altre 1500 corse e quindi non vi dico, vabbè, non sono riuscito poi a finire, a chiudere il video quantomeno lì al momento perché pensavo di chiudere le macchine, invece non ce l'ho fatta, vabbè, piccoli dettagli. Corso a casa dopo mille cose, già pulito il tatuaggio, già messo la crema, qui adesso ve lo faccio più o meno sbirciare, ma non vedrete molto proprio perché c'è tutta la crema sopra. Quindi ora vi metterò qualche foto. Allora ragazzi, cosa ne pensate? Io sono innamorato pazzo, cioè sono troppo felice di aver scelto lei. Ce l'ho fatta, dopo tanto che la seguivo, finalmente sono riuscito ad andare a tatuarmi. Io ve la consiglio, a parte che mi piace un sacco il suo stile, cioè veramente, mamma mia no, mi fa impazzire come tatua lei, il suo stile è pazzesco. Ma poi vi devo dire, nonostante era la prima volta che ci vedessimo, è stra simpatica, è stra carina. Abbiamo fatto tutto il tempo del tatuaggio a chiacchierare, ridere, scherzare. Quindi, cioè, no, ragazzi, se dovete tatuarvi, veramente, vi lascio il link del suo Instagram qui sotto in descrizione. Andate a vederla. Cioè, andate solo anche a dare una sbirciata alla pagina. E nel caso andate a tatuarvi da lei, perché veramente merita un sacco. Ragazzi, io direi che a questo punto il video si può concludere qua, spero che vi sia piaciuto, ricordatevi di farmi sapere sotto nei commenti se vi piace e se conoscete la signora Minù, perché veramente chi non conosce la signora Minù, non lo so, non deve rimediare subito, insomma, cioè è bellissima, è questa signora che aveva questo cucchiaino magico che in determinate situazioni la faceva rimpicciolire. Mamma no, vabbè, era la mia infanzia e finalmente ce l'ho sempre con me, eccola qui, peli per lasciare da parte. Io spero che il video vi sia piaciuto ragazzi, nel caso vi ricordo ancora una volta di lasciare tanti like, di iscrivervi al canale qualora non foste ancora iscritti, di cliccare sulla campanellina che trovate qui in basso per essere sempre aggiornati su tutti i prossimi video e di cliccare sul tasto abbonati che trovate qui sotto e vi darà dei contenuti in esclusiva. Sotto in descrizione vi lascio anche i link per potermi seguire su Instagram, su Facebook e su TikTok. Sotto in descrizione c'è anche la lista dei desideri Amazon. Se volete farmi un regalo, farò un video dedicato. Io vi mando un bacione grande grande e ci vediamo la prossima settimana con un nuovo video. Ciao!